Perché inizialmente, quando io facevo terapia, sai, una scuola TTM, 10 anni fa io non conoscevo mica i vampiri energetici, però ad oggi vi posso dire che probabilmente agivano su di me, perché io che cosa facevo? Il momento della lettura di tarocchi era un momento illuminante per tutti, ma poi notavo che nel mio privato, cioè appena si spegnevano i riflettori, ma c'era una cosa incredibile, credimi, il delirio, era una persona orribile, sgradevole, chiusa, rabbiosa, e capisci la dicotomia che si forma, no? Hai detto bene, è proprio una dicotomia, nel senso che tu avevi individuato sicuramente quella che è una tua mission personale, che è quella appunto di divulgare al mondo i tarocchi, ma non avevi allineato questa mission che ti dava comunque luce con quello che era il tuo vissuto esterno, quindi le amicizie a livello familiare e quant'altro. Quindi sicuramente vivevi quel periodo un po' con delle zone d'ombra, un periodo un po' cupo, che ti buttava giù, ti faceva sentire scarico, proprio perché non c'era un allineamento fra ciò che sei veramente e ciò che praticavi poi nella realtà. Micaela Menis, siamo qua oggi perché tu hai un progetto importantissimo sui vampiri energetici, che è una dimensione abbastanza conosciuta, ma ad oggi, cioè io non è che, ora non sono espertissimo, per questo che ti ho chiamato. Chi sono vampiri energetici? Ti farò un esempio molto concreto. Ti sarà capitato almeno una volta nel corso dell'esistenza di entrare in contatto con una persona e così a pelle di sentirti improvvisamente triste, scarico, cupo. Così come capita, è vero, anche il contrario, cioè di stare con gli amici o una persona a cui si vuole bene e di sentirsi carichi, pieni di energia e di gioia. E questo semplice esempio dice una cosa fondamentale, ci dice che una volta che entriamo in relazione con qualcuno si avvia una comunicazione che non è solo verbale, una comunicazione corporea, di relazione fisica, ma è una comunicazione che si svolge anche su un altro piano, su un altro livello, su un'altra dimensione, a livello sottile. Noi comunichiamo anche energeticamente con le persone. Quindi questo significa che nel momento in cui un individuo ci fa sentire scarichi con la sua semplice presenza o con un dialogo, seppur banale possa essere, evidentemente noi siamo entrati in relazione con un vampiro energetico, una persona che abbassa la nostra carica energetica e ci sottrae il potere personale. L'immagine del vampiro è molto evocativa perché richiama l'immagine dei vampiri succhiasangue. In questo caso il drenaggio, la trasfusione non è di sangue, ma è una trasfusione energetica. E proprio per approfondire queste tematiche, perché sono argomenti che ci vedono in primo piano ogni giorno, tutti quanti, e avere a che fare con i vampiri è molto diffuso, ognuno di noi ha il suo vampiro personale, diciamo così. Ho creato un sito internet e una pagina Facebook, un canale YouTube, dove divulgare appunto alcune informazioni relativamente al fenomeno del vampirismo energetico. Perché già avere consapevolezza di questo fenomeno ci mette nella condizione di riscattarci, di uscire comunque più forti e non esauriti, destabilizzati, annientati nei confronti appunto del vampiro che abbiamo di fronte. È molto importante anche in questo senso stabilire che tipo di relazione si genera fra quello che viene definito comunemente vampiro energetico e la vittima. Perché anche qua c'è una percezione erronea. Noi molto spesso ci sentiamo come vittime degli eventi, vittime di un destino infausto, vittime di una persona. E il concetto stesso di vittima è molto destabilizzante, perché già richiamare nella nostra mente il concetto di vittima abbassa la nostra energia e ci fa sentire deboli. Invece non è così. Perché molto possiamo fare per uscire da questo ruolo, che è un archetipo, permettimi, del tutto sbagliato, e per mettere comunque in moto delle azioni che ci consentono anche di vivere una relazione sicuramente più equilibrata, non solo con gli altri ma anche con noi stessi. Quindi si può fare molto sul tema del vampirismo energetico per gestire la manipolazione energetica. Si parla infatti in questo caso di manipolazione, perché quello che mette in essere il vampiro con la nostra disponibilità, se siamo dal lato delle vittime, perché comunque sia la manipolazione energetica richiede anche la partecipazione della vittima stessa, è comunque un meccanismo perverso che può essere, tra virgolette, scardinato attraverso la nostra consapevolezza. E qua ti faccio anche un esempio perché è un'immagine secondo me molto evocativa. La psicologa Stern parla di tango della manipolazione nel caso del vampirismo energetico,
perché come nel ballo, nel tango, si è in due a ballare, cioè c'è uno che porta e uno che viene portato, così anche nel vampirismo energetico c'è una persona che cede energia a un'altra che l'acquisisce. Ovviamente, essendo un processo a due, come nel tango, è necessario che comunque entrambi partecipino a questo gioco. Certo, quindi è un gioco perverso. Ma perché i vampiri vampirizzano? Qual è il loro obiettivo? Il processo di drenaggio energetico inizia perché c'è un disequilibrio. L'universo si regge sull'equilibrio, quindi nel momento in cui si realizza uno scompenso energetico da una parte o dall'altra, necessariamente si cerca di riportare lo status quo. Quindi il drenaggio energetico avviene da parte del vampiro proprio perché deve compensare un suo deficit energetico interiore, che può essere causato da 3.000 situazioni, per esempio da una situazione familiare, da una situazione di abbandono, da una situazione di frustrazione. Sì, un background, insomma. Sì, sì, o di narcisismo patologico e cronico, insomma ci sono diverse situazioni. Ma scusa, ma i vampiri sono solo persone? Possono, cioè, anche essere, perché io per dirti, mi sta così, penso al lavoro, tante persone dicono, Francesco, io vorrei, ma c'ho il lavoro. I vampiri non sono solo persone, sono anche situazioni, relazioni tossiche sicuramente, ma anche situazioni di dipendenza, oppure anche abitudini nocive, come per esempio nel caso del sesso, del lavoro, del richiamato, del denaro, della ludopatia. Senza voler demonizzare sesso e denaro, perché certo, non sono lo sterco del diavolo, eccetera, eccetera, il denaro, eccetera, non è questa la percezione. E che possono essere utilizzate e strumentalizzate queste situazioni in maniera per colmare, appunto, come ti ho detto prima, un deficit energetico, e non dovrebbe essere così. Queste situazioni devono essere vissute, non strumentalizzate per acquisire energia, perché proprio sono esterne a noi. Quindi quando mettiamo in atto delle situazioni fuorvianti o distorte in uno di questi ambiti, evidentemente c'è qualcosa che dobbiamo compensare. Lo stavi dicendo all'inizio intervista, però lo ripetiamo meglio ora. Come mi accorgo che sono vittima di un vampiro energetico? Allora, ci sono diverse modalità per rendersi conto, però la strada più breve e diretta è quella di prendere confidenza con le proprie sensazioni. E anche perché possiamo, ovviamente facendo un check quotidiano di quello che proviamo, di quello che sentiamo interiormente, capire se stiamo o meno in relazione con un vampiro. In presenza di un vampiro, ad esempio, ci sono dei sintomi fisici molto evidenti, ad esempio possiamo provare sonnolenza, oppure scoppia un improvviso mal di testa, oppure ci rendiamo conto di avere delle contratture alle spalle, le mascelle serrate, oppure di trattenere il respiro. Insomma, sono diverse le reazioni fisiche, sono molto individuali anche in relazione alla persona che abbiamo di fronte, che possiamo sperimentare a livello fisico. Ma cosa significa sentire a livello fisico queste sensazioni, poi sono anche di dolore, di contrattura? Significa entrare in protezione, quindi è un indicatore, sono degli indicatori molto importanti, perché ci dice che qualcuno o qualcosa ha violato il nostro spazio energetico. Quindi questa violazione viene registrata a livello inconscio, viene poi ritrasmessa dal fisico come reazione fisica, proprio tangibile. Ovviamente non si parla solo di reazioni fisiche nel caso si abbia a che fare con un vampiro, ma anche di relazioni soprattutto emozionali. Ad esempio, ci sono persone che ci spengono, no? Quando si dice mi spegni, sì. Come chiudere un interruttore, oppure improvvisamente si diventa muti, non si ha voglia di parlare, ci si sente scarichi, senza energia, confusi, addirittura sono molto, ci sono persone che destabilizzano fortemente semplicemente con la loro presenza, oppure con le loro chiacchiere, con le loro lamentele, con le loro critiche. Tanta energia viene dispersa in questo genere di relazioni. Quindi il consiglio è quello di praticare delle tecniche molto semplici e molto basilari, che ci riportano nel qui e ora, nel momento presente. Quindi chiedersi anche semplicemente più volte nel corso della giornata: come mi sento in questo momento? Fare un check. Esatto, fare un check, ripercorrere le diverse parti del corpo e sentire dentro che cosa si sta provando, quale emozione sta lavorando dentro di noi. Ho capito, ma a me non è che sembra un percorso tanto facile, nel senso, una volta che ho capito che c'è un vampiro, mi sembra estremamente complesso e articolato cercare di uscirne fuori, quindi il rimedio può essere questo check. Oggetti ci sono per caso? Sicuramente sì.
anche se in questo caso non dobbiamo entrare nel loop della difesa e protezione, cioè nel senso che possiamo utilizzare i cristalli, ad esempio. I cristalli hanno delle grandi leggi delle frequenze, sono in grado di ripristinare l'equilibrio, così come anche i fiori di Bach, sono degli strumenti vibrazionali eccezionali che ci aiutano comunque in questo percorso. Ma il vero lavoro deve essere fatto su noi stessi, quindi soprattutto sull'innalzamento delle nostre vibrazioni positive, con il pensiero, con la visualizzazione, con la meditazione e anche con diverse pratiche olistiche, quindi come per esempio la radiestesia, la radionica, il theta healing, ognuno sceglie la propria strada. A livello interpersonale è molto importante imparare a gestire la comunicazione. Ad esempio, l'assertività di cui tanto parlano è molto importante non solo per gestire le situazioni ordinarie di vita quotidiana, ma anche nella gestione di un vampiro. Perché nel momento in cui io imparo ad essere assertivo, sto utilizzando non più un approccio reattivo alla situazione o alla persona, ma un approccio creativo. Cioè, nel senso, esprimo senza riserve mentali il mio stato d'animo, la mia sensazione, senza però chiudere la comunicazione, quindi senza cadere più nella critica oppure nella rabbia oppure nell'autoflagellazione, nella flagellazione dell'altro. Perché questo è importante? Imparare ad essere assertivi, secondo me, è uno dei primi passi che possiamo fare proprio sul materiale, sul tangibile, perché in questa maniera preserviamo noi stessi da stati d'animo reattivi, come ti dicevo prima, dalla rabbia, l'insofferenza, la tristezza, la solitudine, che già di loro ci mandano giù. Quindi facciamo in modo di evitare di avere reazioni, ma di essere noi attivi nella gestione del rapporto. Sembra piuttosto complesso comunque come processo. Un'altra cosa che mi viene in mente mentre stavi parlando è un arcano, che è l'arcano 15. Il diavolo, no? Che potrebbe effettivamente rappresentare il vampirismo energetico o il vampiro energetico, anche perché dipendenza go-go, però c'è un aspetto positivo che è la creatività. Tu ne hai già accennato adesso, infatti vorrei chiederti che aspetto ha la creatività nel recupero, nella gestione, come rimedio? È importantissima la creatività, la complessità che tu hai menzionato prima deriva proprio da questo, cioè deriva dal fatto che per tagliare le corde dell'arcano, no? Perché ci sono due animaletti che comunque sono legati a questa figura diabolica, è necessario comunque osservare da un altro punto di vista il problema. Innanzitutto non sentirsi più uno di quei due diavoletti che stanno giù in massa. Sarebbe già ottimale. Significa osservare semplicemente la questione da un altro punto di vista. Significa capire che quelle catene, quelle corde sono assolutamente fittizie. Siamo noi a crearle. Significa uscire dal ruolo della vittima, perché già lo stesso concetto di vittima ci abbassa la nostra carica energetica, ci fa sentire dei manichini inerti in balia del destino, in balia di non so quale vampiro energetico. Questo può essere, perché magari nella realtà si sta manifestando quello, però il passaggio, lo switch si ha nel momento in cui si prende consapevolezza di quello che sta accadendo e si mettono in moto delle azioni concrete, quindi dal prendere le distanze al cominciare a dire di no, se questo è possibile, perché non è detto che lo sia, ci sono situazioni come familiari o professionali in cui non è possibile, però io posso, tramite l'assertività, tramite delle tecniche di preservazione della mia integrità psicoenergetica, non mi piace il termine di tecnica di difesa o di protezione, perché non c'è niente da proteggere, c'è solo da imparare a gestire la propria energia e a gestire le relazioni. Questo è il passaggio fondamentale, questa è la vera chiave di volta. Non c'è niente da proteggere se non preservare quello che siamo e riscoprire quello che siamo. Lo possiamo fare in tanti modi. Con la gratitudine, ad esempio, vogliamo aumentare la nostra carica energetica, cominciamo a ringraziare per quello che c'è. E il mondo da grigio, da oscuro, diventa improvvisamente più chiaro, perché ci rendiamo conto che possiamo gioire anche delle piccole cose. Magari c'è una persona che ci denigra, che ci critica, che si lamenta costantemente di noi. Impariamo a comunicare apertamente il nostro disagio, senza accusare, perché quello chiude, e come detto prima, si innesca il meccanismo di rabbia, magari di insofferenza dentro di noi. Quindi dobbiamo da una parte gestire l'altro, ma imparare anche a gestire se stessi. È un percorso,
Sì, complesso, sì, è difficile, sì, ma non è impossibile. E questo è il messaggio che io voglio dare, perché l'ho sperimentato su me stesso e l'ho visto anche in altre persone. Si può cambiare, noi possiamo trasformare la nostra realtà. Quindi usciamo da questo concetto limitante di vittima che ci limita. Una domanda, anche il vampiro può essere recuperato? Nel senso che se lo fa per un discorso di carenza sua intima personale, bisognerebbe aprire anche un recupero dei vampiri. Allora, innanzitutto, primo passaggio, non entriamo nell'ottica dello spirito della croce rossina, perché prima di salvare gli altri dobbiamo salvare noi stessi. E anche nel processo di salvataggio di noi stessi, passiamo il termine, c'è un'intenzionalità, tutto parte da noi. Quindi vogliamo recuperare il vampiro, deve essere prima lui a volerlo, deve essere prima lui a capire e iniziare a vedere quale processo di scompenso energetico c'è. È come dire, io vado dallo psicologo e lo psicologo mi fa vedere che tutto il mio disagio deriva da una situazione familiare disastrata, facciamo un esempio. Allora, in quel momento in cui mi viene comunicato questo, devo comunque io avere l'intenzione di andare in fondo alla situazione, affrontando anche dei meccanismi che molto spesso possono essere anche dolorosi, perché il processo di trasmutazione, tu di alchimia mi puoi insegnare tanto, non è sempre semplice. Si passa dalla cosiddetta nigredo, in cui tutto quello che è di marcio, di sporco, fermenta e va giù, però è un processo fondamentale, perché è il primo step. Quindi dobbiamo anche imparare a entrare in relazione con i nostri limiti, con le nostre brutture, non è proprio il termine esatto, però con quelle che sono le nostre convinzioni depotenzianti, ecco così. Però ci deve essere intenzionalità, e così come avviene deve avvenire anche per il vampiro. Fantastico. Ascoltami, se vorresti approfondire questo discorso, dove ti troviamo? Tu mi hai parlato di un progetto, sito internet, dici un po'. Sì. Allora, c'è un sito internet, vampirienergetici.it, ho un canale YouTube in cui caricherò progressivamente dei video che hanno anche un contenuto didattico, servono a dare delle pillole di consapevolezza per avviare appunto tutto questo processo. C'è una pagina Facebook, ma la chicca finale è che sto scrivendo un libro, quindi tra qualche mese lo concluderò. Fantastico! Ci saranno degli approfondimenti di tutte queste tematiche, anche perché ogni situazione è un caso a sé, quindi per passare da quell'approccio reattivo all'approccio creativo è comunque bene informarsi e cominciare a vedere quale può essere la propria strada. Meraviglioso, grazie Michela per la tua presenza qua, mettiamo in luce i vampiri energetici perché esistono, perché è un processo di consapevolezza. Oggi mi hai fatto veramente vedere la questione da un altro punto di vista. Grazie mille. Io ringrazio te Francesco, grazie.